Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli? Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Raccogliamo innanzitutto questa parola che il Vangelo di Matteo ci ha messo sotto gli occhi, quella che Gesù dice rivolto al Padre: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Ti benedico, Signore. È la parola più bella che può uscire dalla bocca di un cristiano. Ti benedico, Signore, deve dire che è avanti negli anni, perché ringrazia di tutta l'assistenza che ha ricevuto da Dio. Ti benedico, Signore, può dire la madre. In una famiglia il segno della fecondità e della tenerezza è sempre lei. Non la possiamo tirare giù nella polvere. La madre è la regina della casa. Tutti gli attentati alle leggi della morale non serviranno molto. Invece, se perdono l'abitudine di queste parole, allora corriamo grosso rischio di non ritrovarla più. Così è piaciuto a te, o Padre, l'ordine che c'è nella Chiesa e il segno di Dio, che è il creatore di tutto e l'ordinatore di tutte le leggi del creato. È importante questo aspetto, lo tratteremo meglio dopo quando parleremo degli alpini. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Mi domandavo, quando ero vicino a Padre Pio, ma non ero l'unico, del resto io stesso ero la prova che a Padre Pio si andava perché in lui c'era Gesù. La sua bontà, il suo amore, la sua pazienza, la sua misericordia di confessore instancabile. Pensate, la notte io vedevo che lui stava sempre sveglio, il giorno superava 15-16 ore di confessionale, non aveva neanche un minuto per sé. A volte proprio non riusciva a trovare un attimo per le sue necessità personali, nemmeno il momento del pranzo, della mensa, della cena, non esistevano più in lui. Sempre a disposizione di tutti e di ognuno, in chiesa, nei corridoi, nella stanza, dovunque lo cercavamo, dovunque gli chiedevamo la benedizione, la soluzione, il consiglio, ci raccomandavamo alla sua preghiera. Tutti andavamo per questo da lui. Ho detto già, perché da lui veniva una forza, come dice il Vangelo parlando di Gesù, che illuminava, rasserenava, guariva. Allora possiamo ringraziare il Signore perché
Innanzitutto ci ha dato tutta la sua misericordia, abbiamo già fatto la preghiera della misericordia. Poi perché ci consola nelle tribolazioni, nelle difficoltà, ci illumina nei momenti difficili, quando bisogna prendere decisioni e le dobbiamo prendere partendo dalla nostra coscienza. Possiamo sempre andare in piazza, come dice il proverbio, vai in piazza e raccogli i consigli, senti il parere, torni in casa e fa come ti pare. Noi dobbiamo fare non come ci pare, ma come pare al Signore. Questo è il sacrosanto dovere di ogni cristiano, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Perché, ecco, il terzo punto, che è la consolazione, dice Gesù: prendete il mio giogo sopra di voi, cioè accogliete la legge di Dio, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quando una famiglia, quando la società si sfascia, subito si sa qual è la ragione: non c'è più l'umiltà del cuore, c'è la superbia. La superbia divide, l'umiltà invece unisce, raccoglie. Troverete ristoro per le vostre anime. Quando noi celebriamo la messa, innanzitutto diciamo pietà, Signore, pietà. E perché? Perché abbiamo bisogno del ristoro della grazia di Dio, della consolazione del suo perdono. Il sacrificio di Cristo che ripetiamo sull'altare è la preghiera perfetta. E allora anche questa preghiera perfetta incomincia con: Signore, pietà, abbiamo bisogno di te. Se voi aprite le pagine del Vangelo trovate continuamente che tutti quei malati, zoppi, ciechi, storpi che ricorrevano a Gesù, o chi stava intorno a loro, o essi stessi, pietà. Gesù, figlio di Dio, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E ognuno voleva la guarigione, la grazia, la liberazione. Un cieco una volta gli ha detto: se tu vuoi, puoi guarirmi. E Gesù ha risposto: lo voglio, sii guarito. A un altro ha chiesto: ma tu ci credi che io ti possa ridare la vista? Sì, e allora vedici. Ecco, abbiamo bisogno di questa certezza che Dio è con noi, che la preghiera ci riporta a incontrare Dio. La messa è il momento più bello della settimana. Della settimana, per chi solo settimanalmente va a ricevere l'Eucaristia, ma molti cristiani, per grazia di Dio, sanno che quella messa, quell'Eucaristia è a disposizione ogni giorno. Padre Pio diceva: dai miei figli voglio la messa, la comunione, il rosario ogni giorno. Ed ecco perché un esercito, come disse Paolo VI, che consola il mondo, è una speranza del mondo. Chi prega, chiunque, se poi è una comunità, ancora meglio, ancora più forte questa verità. E infine quello che dice il Signore: il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Allora noi veniamo a te, Signore, perché tu possa guarire le nostre ferite e confortare le nostre anime. Quando chiesero a Padre Pio che titolo dobbiamo dare all'ospedale che tu vuoi fabbricare, che vuoi costruire, Padre Pio disse: tornate domani e vi darò la risposta. Quando tornarono i tre del comitato che si erano messi avanti per la costruzione dell'ospedale, Padre Pio ha detto: questo ospedale si chiamerà Casa Sollievo della Sofferenza. E questo è il titolo e il nome che tuttora porta quell'ospedale, che nel sud è uno dei più attrezzati e dei più aggiornati. Allora, Casa Sollievo, chiesa, ogni chiesa è la Casa Sollievo.
Ogni benedizione di Dio è un segno del sollievo che il Signore ci dà. La confessione legata a questo giubileo della misericordia necessariamente è ancora un gran segno del perdono di Dio per sollevare le nostre anime. Gli alpini. Ero ragazzo ancora quando li vedevo girare con quel cappello così ardito, già la forma dice andare su, poi una penna, segno dell'uccello, dell'aquila che vola, salire, salire, e non si sale se non c'è la forza, ci vuole la forza, e salire insieme richiede una collaborazione mentale, un'accettazione dell'ordine che viene dall'autorità, ma che si realizza nel corpo della comunità. Ci fu un periodo, alcuni anni fa, quando si voleva sfasciare tutto, si cominciò a parlare di abolire la bandiera italiana. Chi diceva la cambiamo, chi diceva una cosa e chi l'altra. Un ufficiale degli alpini salì sul palco dove si stava già discutendo in pubblico questo argomento e disse: gli alpini non cambiano bandiera, quindi non cambierete mai bandiera, non cambierete la faccia, rimarrete sempre nell'ordine, nel servizio, nella generosità e perfino nell'immolazione. In voi l'Italia vede una diga forte che regge tutta una valanga che si sposta di qua e di là. Voi capite? Allora noi pure confidiamo in questa presenza di uomini. E qui a Città Sant'Angelo vedo una sezione brillante, anziana, numerosa, ardita e ardente, che ci fa onore all'Abruzzo e all'Italia. Vi dico, non è troppo quello che sto dicendo, ma continuate così, perseverate così. Tutte le manifestazioni che voi fate sono un segno di quello che io ho detto. Il senso della disciplina, dell'ordine, del sacrificio, della fedeltà, dell'ideale e anche della spiritualità. Stiamo in una chiesa e sto parlando a voi, che vuol dire? Che voi avete una fede, oltre che nella promessa che fate di fedeltà alla bandiera, anche di fedeltà alla croce. E questo è importante. Nell'antichità, parliamo dei primi tempi del cristianesimo, sono state perfino intere legioni che sono state sacrificate perché hanno professato la fede in Cristo. Ricordate San Maurizio con tutta la legione tebana, fedele. L'imperatore dice: dovete offrire l'incenso agli dèi, Giove, come... e loro hanno risposto: no, no, noi siamo fedeli a Cristo. Deposero le spade, lasciarono le spade per terra e rimasero così. Furono trafitti, ma si trattava di circa 2.000 soldati, c'è chi dice anche che erano oltre 5.000, comunque sicuramente erano varie migliaia. Nessuno reagì alla violenza, tutti preferirono morire ma rimanere fedeli alla loro parola in Cristo, al loro credo cristiano. È così, non sappiamo fino a che punto la società spingerà questa resistenza, però a noi interessa che siamo nati per l'ordine, per la comunità, con tutto il sacrificio che questo comporta. Allora io vi dico, andate avanti, date, continuate a dare il buon esempio. Quando leggo il numero degli iscritti, dei tesserati, degli aggregati, mi fa piacere arrivare a 50, 60, più i simpatizzanti,
Bene, così deve essere. Tenete in piedi questo gruppo così compatto e deciso, perché significa ancora una volta dire di sì ad un ideale rappresentato dalla croce in quanto cristiani, dalla bandiera in quanto italiani. Ma poi avremo probabilmente una parola del sindaco che potrà illuminare questo aspetto anche umano, importantissimo, certo. Io credo che la Chiesa abbia bisogno di fedeli decisi e forti a perseverare. Qualunque sia la legge che verrà fuori, per l'uno o l'altro problema, noi rimaniamo col Vangelo. Le parole che Gesù ha detto qui, che Dio ha rivelato ai piccoli, si è manifestato ai piccoli, è sempre verità. Siamo uni, non siamo niente, ognuno di noi qui dentro può dire: ma che cosa conto io? Sei con Cristo? Hai la forza di Cristo, conti. Che bell'esercito, dice Paolo VI, nell'anno santo del 75 ci ha regalato Padre Pio, questo fiume di anime che prega, anime disarmate, non avevamo nessuno di noi l'arma in mano, e che rappresentano la bellezza, la forza e la santità della Chiesa. Allora la nostra preghiera, la nostra messa, il nostro canto e spero anche il suono particolare che accompagna queste belle cerimonie di Alpini siano ancora una volta un bel sì a Dio e agli uomini.